Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Luca Pellegrini. La Lazio ce la fa a prendere un giocatore a gennaio, a fare un acquisto utile a gennaio, perché sicuramente Pellegrini non è Cabral, non è Kamenovic e non è Musacchio. Almeno questo è quello che mi sento di dire. Prima di parlarne vi invito a scaricare il numero DS, cliccando sul primo link che trovate in descrizione, applicazione ricca di contenuti inediti, quindi che potete trovare soltanto lì, video di giornalisti, influencer come Luca Mastrangelo, giornalisti come Pellegatti, Gianluca Rossi, Elio Orienti, c'è la trasmissione Cartellino Giallo. Potete avere accesso a questi contenuti scaricando l'app e cliccando sul primo link in descrizione, ecco. Quindi mi raccomando, numero di S. Luca Pellegrini, io ieri ero in trasmissione, ero in radio dalle 6 alle 8 su Officine Calcio, che purtroppo non trasmette ancora nel Lazio, però lo farà a breve, e quindi ho annunciato l'acquisto di Luca Pellegrini in diretta, perché è stato ufficializzato alle 7 e mezza circa, e in quel momento stavo in diretta con Maurizio Martinelli, grande tifoso della Roma, che me ne ha parlato, avendolo visto giocare con la maglia della Roma, lui che ha esordito in Serie A con la maglia della Roma, e mi ha detto: la Lazio secondo me ha fatto un ottimo acquisto, ha fatto un ottimo acquisto perché Pellegrini è un ottimo terzino sinistro, giovane, e con di gamba, con un ottimo sinistro, discretamente buono fisicamente, però l'unico problema di Pellegrini è la testa. Questo è quello che mi ha detto Maurizio, e non ha saputo gestire le pressioni alla Roma, e secondo me la stessa cosa non è riuscita a fare con la Juventus, perché poi Pellegrini è passato alla Juventus tramite lo scambio con Spinazzola, no? Nell'operazione Spinazzola, e ha giocato qualche partita alla Juventus, ma secondo me anche lì non ha saputo bene reggere le pressioni dell'ambiente, no? Che ti chiede comunque di essere, ti chiede di vincere, ti chiede, almeno ti chiedeva di vincere, e ti chiede di essere una certezza, no? all'interno del gruppo squadra. Poi Pellegrini è stato girato in prestito dalla Juventus, prima al Cagliari e poi all'Eintracht di Francoforte in questa stagione, dove ha esordito anche bene, poi non ha più giocato, vai a capire perché. E quindi prematuramente è stato interrotto il prestito di Pellegrini all'Eintracht di Francoforte e il calciatore romano è passato alla Lazio, dove rimarrà appunto in prestito fino a giugno. L'operazione è un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni che in caso verrebbero versati nelle casse della Juventus se qualora Pellegrini dovesse fare bene in questi 5 mesi con la Lazio. Certo è che 15 milioni, per quanto mi riguarda, non sono una cifra che la Lazio spenderebbe volentieri per un giocatore come Pellegrini, non credo, considerando la situazione economica del club biancoceleste. Mi ricorda un po' l'operazione di Andreas Pereira di qualche anno fa, no? Prestito con diritto di riscatto fissato a 18-19 milioni, è una cifra che la Lazio non avrebbe mai speso neanche se Pereira si fosse rivelato un fenomeno assoluto, però non escludo il fatto che poi se Pellegrini dovesse far bene in questi mesi, non escludo il fatto che Lazio e Juventus non si mettano a trattare sulla cifra, a trattare per una cifra più ragionevole, ecco, di un eventuale riscatto. Io ho già detto la mia, secondo me la strategia perfetta, considerando anche quelle che sono le volontà di Sarri, sarebbe tenersi Pellegrini fino a giugno e poi a giugno investire in caso quei 15 milioni per un terzino più forte, che secondo me è Fabiano Parisi. Secondo me Parisi, se proprio devi spendere quei 15 milioni, a questo punto fallo per portare la Lazio Parisi. Questo è quello che penso. Ovviamente io mi auguro che Pellegrini possa fare molto bene in questi mesi. È un acquisto utilissimo, secondo me, è proprio quello che serviva alla Lazio, un terzino sinistro di piede mancino, che possa anche
facilitarti, scusate, velocizzarti la manovra lì da quella parte del campo, che con Marusic è più difficile, perché ogni volta che la palla arriva a Marusic, il montenegrino, è costretto a spostarsi il pallone sul destro perché sa utilizzare soltanto quello praticamente e rallenta la manovra, quindi molto quindi serviva un terzino sinistro di piede mancino che va a completare quindi la batteria di terzini a disposizione. Gli altri tre sono tutti di piede destro, Isai, Marusic e Lazzari. Pellegrini, tra l'altro, è un calciatore di 23 anni, deve compierne 24 adesso nel 2023, è giovane italiano che quindi può, su cui può lavorare Sarri, su cui può lavorare Sarri, sono molto fiducioso su questo e vediamo quanto spazio riuscirà ad ottenere. Vediamo se sarà capace di togliere il posto a Marusic, perché abbiamo parlato delle difficoltà di Marusic su quella fascia. Marusic però è anche un giocatore che sta facendo benissimo da quando è iniziata la stagione. Ha migliorato veramente tanto, è migliorato veramente tanto con Sarri quest'anno. E inoltre, altro spunto, Marusic contro il Milan ha giocato a destra. Marusic a destra, Isai a sinistra perché da quella parte c'era Leao e Marusic lì a destra ha fatto una partita sontuosa su Leao, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Tra l'altro ha giocato a destra anche contro la Fiorentina, se non ricordo male. Ho un vuoto improvviso. Credo che abbia giocato a destra anche contro la Fiorentina, perché mi ricordo un suo recupero palla a metà campo e una conclusione col sinistro dopo essersi accentrato. Quindi evidentemente Marusic si trova bene in quello che era il suo ruolo. Lui nasce come terzino destro, in realtà nasce come esterno destro di centrocampo. Però, comunque, contro Milan e Fiorentina è ritornato in quella che era la sua fascia, no? Non escludo quindi anche una difesa con Marusic a destra e Luca Pellegrini a sinistra. Ci sono tante possibilità adesso. Adesso ci sono tante possibilità anche perché sia Marusic che Isai possono giocare sia a destra che a sinistra. Lazzari magari può giocare soltanto a destra, Pellegrini può giocare soltanto a sinistra, ma finalmente si può spaziare molto con i terzini. Ricordiamoci che dovremo giocare in tre competizioni diverse, dovremo cercare di andare il più avanti possibile in tre competizioni diverse. Adesso abbiamo la Juventus domani in Coppa Italia, vediamo cosa succederà. Io soltanto una cosa non capisco, è una cosa che per me rimane un mistero: perché la Lazio si debba ridurre all'ultima mezz'ora prima del gong per comprare i giocatori? È una cosa che io non capirò mai, perché in questo mese sembrava che Pellegrini non potesse arrivare senza la cessione di Fares, eppure è arrivato lo stesso. Quindi perché non prenderlo prima? Cioè perché ridursi agli ultimi 30 minuti? Come è stato con Cabral, come è stato con Zaccagni? Cioè perché ridursi sempre all'ultima mezz'ora, all'ultima ora, prima del gong finale del calciomercato? È una cosa che io non mi spiegherò mai. Cioè, a quanto pare tu Pellegrini potevi comunque prenderlo senza dover cedere Fares. E perché lo hai preso a mezz'ora dalla fine? Potevi averlo a disposizione anche per le partite precedenti, se tu ti fossi mosso prima. Per me rimane un mistero. Per me rimane veramente un mistero. Spero che qualcuno possa rispondermi sotto nei commenti. L'attaccante non è arrivato, però secondo me la Lazio non aveva alcuna intenzione di prendere un calciatore offensivo. È arrivato questo Gonzales, che però è un esterno offensivo, quindi un altro esterno offensivo, classe 2003, quindi addirittura meno giovane di Romero. Chissà che ruolo avrà in questa Lazio, però in caso ne parleremo in uno dei prossimi video. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!